Vuoi sentirti sicuro? Nel quarto livello ho parlato di scioltezza, ma non basta constatare che riesci a fare un esercizio. In realtà hai bisogno di sentirti sicuro. Quindi avrai bisogno di amplificare la percezione dei movimenti, definendo e consolidando le priorità. Il passo seguente è trasformare ogni movimento in un'azione sicura, detta procedura. La procedura è un'azione sottoposta a controllo. Questo controllo può essere di vario genere. Nel nostro caso, il primo controllo è quello che tu fai su te stesso, sulle tue azioni. Lo manteniamo a livello individuale perché stiamo eseguendo degli esercizi dentro una casa e tra virgolette sicuro. In questo caso il controllo è anche la constatazione. Adottare la procedura ti fa rendere conto che quando tu sai esattamente cosa fare e sai di saperlo fare, a quel punto lo fai. Per comprendere più approfonditamente questo concetto, io ti propongo questa modalità di esercizio. Necessario anche ad iniziare a relazionarsi e sviluppare l'immaginario. Il primo esercizio è quello di fare gli esercizi che abbiamo fatto precedentemente, quelli della, diciamo, dell'incontro con il terreno, li facciamo aumentando la percezione, quindi aumentando l'ascolto verso, diciamo, la relazione anche con lo spazio, non solo con il terreno, e quindi li faremo bendati. Allora, prima ci mettiamo in un punto libero da ostacoli e poi lo eseguiamo giù. Ok, il primo esercizio maglia era andare a fare un passo, andare in ginocchio, portare una mano, portare anche l'altro ginocchio, mettersi a quattro zampe e distendere giù. Stessa cosa, andare indietro, alzare una, mettere le mani, quindi alzarsi, poi alzarsi in piedi e tornare indietro. Questo è il primo. Ora il secondo, che è molto più difficile. Allora, mentre prima appunto ci lasciamo uno spazio davanti, ovviamente anche un po' dietro, il secondo ci giriamo, quindi lo spazio lo lasciamo dietro, facciamolo qua. Stessa cosa, mi metto qui, tiro giù, aiuto, cosa dentro? Etichetta. Passo corto indietro, piccolo, più corto questa. Mi piego in avanti, levo una gamba, boom, e vado indietro e mi rialzo una gamba avanti, una dietro, hop, stessa posizione, e boom. Sei pronta? Ok, allora porta un piede avanti. Ok, rimani dritta, rimani dritta. Ok, ora piega il ginocchio di brava, anche l'altro ginocchio a terra. Metti le mani giù per terra e vai fino a per terra. Ok, rialzati, ginocchio, un piede avanti. Spingi con le mani sul ginocchio. Bravissima! Dove vai? Sto qua. Se dopo lo facciamo dopo. Giro. Ah, non vedi, scusami. Ora all'indietro, ok? Così ti ricordo che tu, guarda amore, devi per scendere, guardami, per scendere, metti le mani a un piede, non tanto lontano, vicino. Così? Ti pieghi fino per terra, poi se vuoi puoi anche mettere una mano dietro per aiutarti. Perché prima anche non mi aiuto, ok? Vai, ritorna indietro, vai su, allora mettiamo, facciamolo con la lente, dai, facciamolo con la lente. Yes. Faccio senza mani. Ecco come l'ha fatto. Ok, mettiamo il piede qui, poi okay. piano, le mani avanti, le mani. Brava, lì giù per terra, e sdraiata, piano. Vai, rimettiti su. Ok. È così. Bravissima. 5. Io credo che vado a 5 con la penna, ma tu giustamente non lo vedevi. Allora, ora amore è difficile. Ora facciamo così, quello che tu hai provato a fare prima. Ora si mette la penna. Giriamo. Quindi tu mi fai girare. Quando mi fermi, mi metti dietro il cuscino.
Perché ti vuoi mettere così? Così, così non casco, mi faccio male. Io non lo so dove mi fermi. Ok? Quindi io mi fermo, tu mi dici aspetta, metti il cuscino dietro di papà, non troppo vicino, lo metti qua così. Quindi se io mi fermo così, tu metti il cuscino così, a questa distanza così, va bene? Dai, proviamo. Prima tu vuoi. Allora, prima lo faccio io. Eroe, eroe. Allora, devi fare tanti giri con me, così diventa stupido. Vai, però non mi devi portare in giro, devi far girare. Okay. Gira. Fermo, basta. Aiuta! Hai girato tutto, metti in cuscina. Ora io mi dovrei fidare che lei, che io dietro non sbatto. Hai messo il cuscino dietro? Aspetta lì, no, perché ci sta dietro voi, quindi si fa male. Ok. Devo andare indietro, eh? E dov'è il cuscino? Hai messo il cuscino? Sì. È lontano, Maya. Troppo. Sempre controllare. Ok. Ok, ora scendo. Il cuscino. E poi. E poi mi rialzo. Ok. Yeah! Di nuovo che non ha fatto nulla. Yeah! Okay. Pronta? Mm-hmm. Quante sono queste? Uno. No, non le vedi? No. Queste? Tre. Ok, non le vedi, perfetto. Mettili qui al centro. Pronta? Ti faccio girare. Ah, che fai? Ti fermi da sola? Aspetta, dall'altra parte, aspetta, dall'altra parte, dall'altra parte, dall'altra parte, aspetta, aspetta, perché è così, ok. Poi ovviamente il compagno controlla pure, ora piano piano, fai il passettino indietro e scendi. No, fino a giù devi andare piano, attento alla destra, e ritirati su. Pensavi di stare così? Abbiamo innescato la percezione, il sentire, oltre che al vedere, il sentire i movimenti, il sentire l'orientamento nello spazio, a prescindere da quello che vedi, e pure a dare fiducia. Dare fiducia non è incondizionatamente, ma anzi va condizionata. Quindi va ad educare, cioè io do una delega, ma la delega, io con la delega contemporaneamente do delle informazioni delle mie necessità. In questa maniera lei mi può aiutare, se no altrimenti non può aiutare perché non sa esattamente io di cosa ho bisogno. Quindi la comunicazione comunque deve mantenersi, si deve mantenere. Così crescono i rapporti di fiducia, ti puoi fidare delle persone.